Salve gente e benvenuti in questa nuova serie di Miti e misteri SCP. L'argomento che andiamo a trattare oggi è l'SCP-002, chiamato SCP-Soggiorno Vivente. Class dell'oggetto Euclid Procedure speciali di contenimento SCP-002 deve costantemente essere connesso a una fonte di energia. Per farlo rimanere in quella che sembra essere la sua modalità di ricarica, in caso di interruzione del flusso di elettricità, l'area dovrà essere immediatamente evacuata e dovrà attivarsi la barriera d'emergenza che separa l'oggetto dal resto dello stabile. Al ripristino nella corrente, sarà necessario inondare la camera di contenimento di SCP-002 con alternanza di raggi X e ultravioletti. Fino a quando l'oggetto non sarà di nuovo connesso alla fonte di energia e ritornerà in modalità di ricarica, l'area di contenimento dovrà essere mantenuta in ogni momento a pressione negativa. È necessario che dalle squadre composte da almeno due membri rimangano entro 20 metri di distanza da SCP-002 o nella sua area di contenimento. Il personale deve mantenere il personale deve mantenere contatto fisico l'uno con l'altro in ogni momento per essere sicuri che l'altra persona sia realmente presente poiché l'oggetto potrebbe influenzare la percezione dell'ambiente circostante. Solo il personale di livello 3 o superiore può accedere a SCP002. Tale restrizione può considerarsi revocata tramite autorizzazione scritta da parte di almeno due amministratori di off-site di livello 4. Il personale che possieda tale autorizzazione deve comunque essere scortato da almeno 5 membri della sicurezza di livello 3 per tutta la durata del proprio contatto con SCP-002 e dovranno temporaneamente rinunciare al proprio rango e autorizzazione di sicurezza. Una volta che la vista sia finita, il personale in questione sarà scortato da almeno 5 km di distanza da SCP-002 per essere sottoposto ad una quarantena di 72 ore ed accertamenti di natura psicologica. Nel caso in cui non siano presenti problemi, il personale di cui sopra riacquisirà il proprio rango e l'autorizzazione di sicurezza. Descrizione: SCP-002 ricorda un'escrescenza tumorale carnosa con un volume di circa 60 m Un portale di ferro locato sul lato, conduce al suo interno, che sembrerebbe essere un normale appartamento a basso prezzo di modeste dimensioni. Uno dei muri della stanza poste una finestra, nonostante dall'esterno non sia visibile alcuna apertura. La stanza contiene diversi articoli di mobilio che, se ispezionati più da vicino, si rivelano esse sculture osse, capelli intrecciati e diverse altre sostanze biologiche prodotte dal corpo umano. Tutti i test effettuati sino ad ora mostrano che ogni oggetto nella stanza possiede un DNA diverso o frammentario. Rapporto Ad oggi l'oggetto è ritenuto responsabile della scomparsa di sette membri del personale. Inoltre, da quando esse è nella custodia della fondazione, l'oggetto ha aggiunto al proprio arredo due lampade, un tappetino, una televisione, una radio, un puff a sacco, tre libri scritti in una lingua sconosciuta. Quanto giocattoli per bambini, e una piccola pianta in vaso. I test avvenuti, usando diversi animali da laboratorio, inclusi primati hanno fallito nel provocare un qualche risposta da SCP-002, così come i cadaveri, qualche sia il processo usato dall'oggetto per convertire materia organica in mobilio. Esso pare essere in grado di avere lu luogo solo in presenza di un essere umano ancora in vita. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie e di supportarla. Per questo video è tutto. E noi ci vediamo alla prossima!